Signori, belle mie, guardate cosa in mano. Attenzione, ho trovato l'ascia per caso mentre tornavo a casa dal bunker in cui ci siamo salutati nell'episodio precedente. Però casa nostra, come vedete dal GPS, è proprio davanti a noi, dove c'è il bro Kevin, no? Il ping blu. Però c'ho questa caverna davanti e abbiamo la tessera. Probabilmente questa caverna, dato che siamo nel segnale di un ping, sarà sempre un altro bunker segreto, laboratorio, non ho ancora ben capito cos'è. Però siccome abbiamo la tessera, io volevo tornare a casa per posare i materiali, in modo che poi qui andavamo più, diciamo, più vuoti e potevamo raccogliere più risorse da portare a casa. L'unica cosa che mi dispiace, raga, è che a me mi si è completamente buggata la pistola. Io non ho più il silenziatore, cioè tutti gli accessori che ho trovato per la pistola non ce li ho più. Poco fa ho fatto tipo così, mi era ricomparsa un'altra pistola accessoriata, cioè proprio buggatissimo. Però comunque per adesso, dai, sti cazzi, me ne faccio una ragione. Ma raga, ma quest'altra ascia l'avrò presa e non me ne sono accorto. Forse era lì nel bunker, ascia antincendio. Adesso a livello di danni, raga, è una bestia. Però è molto più lenta, questa è più veloce e protegge bene. Questa è un'ottima arma da sostituire alla mazza, vedete? Mentre non so quale delle due è più forte. Vedi, questa qui è quella antincendio e questa è quella normale. Sarà anche lenta, però scioglie sta cosa. Ok, un altro bunker. Ragazzi, se qua c'è una cosa con la tessera, abbiamo fatto bingo. Ah, questo è quello dove siamo stati vicino a casa nostra. Vediamo se abbiamo qua dei residui. Perfetto, mi faccio delle frecce mentre. E qua le possiamo pure raccogliere. Minchia, addirittura siamo full di alcune cose. Filo, batterie, tutte cose che ci vanno stracomodo. Qua ci stiamo facendo pure le freccettine tattiche. Queste qui non sono frecce in fibra di carbonio, ma sono proprio frecce con resina di stampante, quindi un altro tipo di frecce, vedete, che in teoria sono comunque più forti, penso, di quelle di pietra. Questo qui è stato il primo laboratorio che abbiamo esplorato, finalmente, vicino a casa nostra. E qua a destra c'era la chiave con la tessera. E intanto qua vediamo se c'era qualcosa. Un orologio. Che ci prendiamo? Qua c'erano i soldi, mi pare, vicino alla borsa. Un altro orologio. Vediamo se funziona. Sì! Sì, raga. Una palestra. Dio, c'è il vetro con il sangue, mi sono cagato. Questo penso o ha corso troppo o è morto. Beviti sta roba qua. Ci fulliamo di stamina. È una palestra. Ma io sento dei rumori bruttissimi. Qua si può entrare qua dentro. Oh, un mix energetico. Strano trovare un mix energetico. Cadaveri, un ragnetto. Attenzione, no. No, non spegnere la torcia che non vedo un cazzo. Siamo all'interno di una palestra, ragazzi. Madonna. C'è gente. Beh, possiamo farli con l'arco questi, cioè con l'ascia antincendio. Vediamo quanto è forte. Vabbè, raga, tre colpi. Ma siamo dei no, troppo attrezzati, raga, abbiamo pure la pistola, eventualmente abbiamo il pompa, cioè penso che. Voglio solo assicurarmi di non lasciare niente. Monetine, una bibita, un sgrassatore. Raga, l'ho one shottato, un colpo. Tra l'altro non siamo più full armor di ossa, però dovremmo averlo una scorta. Fatemi dare un'occhiata. No vabbè, troppo forti raga, troppo forti. Ce la stiamo giocando benissimo questa run di Sons of the Forest. Qua non c'è un cazzo, c'è un cesso tattico. Barrette energetiche, forse è qui. Per questo si trovano scorte di barrette energetiche un po' ovunque. Prendevano qua in palestra. Vabbè, raga, ma io dico una cosa, ma con quest'ascia possiamo mai avere problemi? Cioè, rispetto a come eravamo messi tra la mazza col teschio e l'altra roba lì, l'accetta quella iniziale. Un'altra bibita.
Ci stiamo affollando e questa cosa sarebbe stata molto meglio se andavamo prima a casa, posavamo le scorte di cibo. Però a casa nostra c'è sempre quel dubbio che non sappiamo se è veramente sicuro e nessuno ci ruba le cose. Oddio, mi sono cagato, raga. Minchia, ma pure l'arco. Mamma mia, raga. È troppo forte, eh. Possiamo combatterli tranquillamente, gli indigeni. Un'altra bibita. Le bibite è l'unica cosa che. Oddio. Dai che lo fermo. Dai che se ce lo facciamo così è un bel risparmio di risorse, tipo proiettili e varie cose. Quante minchia di frecce devo lanciarti? No, non ho più frecce. Oddio, l'ho preso. Penso sia morto. È morto? Non è morto, manco per un cazzo. Ma vuoi morire? Oddio. Poi non è che vedo. Ok, morto, è morto. Quando esce era. Tutto fa uno sputo di sperma. muore. Ok. Mamma mia, ragazzo, questi posti sono ansiogeni. Ok, penso sarà la mia freccia. Ma guarda qua che modernità. Chi aveva ste robe, raga? È un ultramiliardario. Cioè, parliamo di bunker. Oddio, ma mi sono messo un abito rosa. Tutto fashion. Cioè, chi aveva sta roba, raga? Parliamo di persone miliardarie. A parte che è un bunker, già solo per avere il bunker, già parliamo di miliardi. Poi mettici tutta, appunto, questo lusso, una palestra sotterranea, tutte queste cose che sembrano, non lo so, delle vasche idromassaggio. Però è tipo una, come cazzo si chiama? Una sauna qui, una suite di lusso. Ma guarda, si sale, raga, ma stiamo scherzando? Io sto cercando di esplorare. Ma buon Giorgio, tu non passi da quella porta, vero? Se vi dividevate, magari passavate. Siccome siete in due a due come i coglioni. Aspetta, fammi riprendere le frecce, buon uomo. Qua c'è il vetro. Ah, è da qui che si entra. Spero che non. È morto? Penso sia morto. Ok, noi stavamo usando le frecce con quelle 3D che ci siamo appena fatti, che questo è un bene, perché magari qua troviamo una stampante e le possiamo anche recuperare. Qua continua ad esserci una stanza tipo super di lusso, una specie di ristorante quasi, però allo stesso tempo. Questo è tipo un albergo. Non so come definirlo, mannaggia. Voglio fare un tentativo. Come vedete, ci vogliono un bel po' di colpi di pistola. E non so se conviene farlo un po' più velocemente e sprecare 8 munizioni circa. Non so quante ne ho sparate, 8 o 9. Oppure andare di frecce, per quanto ci stai un po' di più, però le frecce te le riprendi. Secondo me la migliore soluzione sono ancora le frecce. Ma raga, ma ci rendiamo conto il lusso che c'è qua? No, perché cazzo mi ha messo il coso? Cioè, sono entrati in una piscina, si mette l'autorespiratore. E qua c'è il lusso, raga, qua c'è il lusso. Qua è molto, molto strano. Ma dove minchia sono, raga? Questa è una sala ba... una chitarra? Ma veramente... veramente ho preso una chitarra? È un'arma! Tra l'altro molto veloce. È più forte. Saprei dire di cosa potrebbe essere più forte, però voglio provarla. Minchia, un qualpi chitarra. Ma suono? In teoria sta suonando. Pepe, porca puttana, ragazzo, il gatto. Sta già andata male. Accenderei un falò, ma penso che qua, come le altre parti, ci sia tipo l'allarme antincendio, quindi mi succo una cozza. Cibo per gatti. Mamma mia, ragazzi, ci credete che mi sta venendo fame? Porca puttana che ho fame. Mentre sto registrando. Ah, corpi chitarra de corna. Ecco, a proposito di corpi chitarra de corna, penso, oddio di soldi. Oh, una nota.
che al solito, se voi sapete l'inglese, magari traducete. Io provo a cercare di... Intanto è una nota di Barbara, quindi le persone scomparse, però non so cosa c'è scritto. Io poi me li traduco per i fatti miei, voi se lo sapete fate screen, insomma. Peccato che non ci sia però la lettura italiana, anche perché il gioco... Mamma, valigie di soldi... Ma no, raga, qua penso sia chiaro. L'unico dubbio è che cosa è successo, però qua parliamo che in quest'isola ci sono dei bunker di gente stramiliardaria, valigie piene di soldi, vedete già in giro il lusso, abbiamo una sala palestra, sala piscina, sala bar, ristoranti, tutto all'interno di un bunker, capite? Cioè non è che roba da poco, qua ci vuole un'altra tessera. Cioè guardate qua, valigie piene di soldi ai tavoli. Queste sono tutte, diciamo, delle, cioè, zone private dove la gente andava qui. Guardate come è ben vestita. Vedete che c'hanno tutte bene o male un vestito abbastanza elegante. Ho trovato un'altra tessera, godo come un porco. Chi è questo? Non vedo. E porca puttana, mettiamoci qua magari dove c'è un po' di luce. Arnold Crand. Ho trovato la sua tessera. Tutta gente ben vestita. Fa capire che qua è un tipo un privé. Non è che è il primo che arriva entra. Questa è la stessa nota che ho trovato una volta in un accampamento di golf, cioè dove c'erano dei giocatori di golf, dove ho trovato l'apriscatole praticamente. Mamma mia, quante cose che stiamo lasciando a livello di cibo. Vediamo se questa tessera magari aiutava qui. Eh no, occorre un'altra tessera. Però abbiamo trovato un'altra tessera noi qui, che aprirà sicuramente un altro bunker. Però qui dobbiamo ritornare. Aspetta. Oh, quale abbiamo usata però? No, non è sicuramente quella. È lentissima la chitarra. Tipo più forte della mazza. Oh, non fa il colpo caricato. È più forte della mazza, ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena quando abbiamo l'ascia. Se abbiamo l'ascia, no, non ne vale la pena. Cadaveri. Questi sembrano tutti persone venute qui per fare palestra da come sono vestiti. Come muori? È morto. Dobbiamo, sicuramente possiamo farci il full kit dell'armatura inquietante. Fanculo. Cioè, ma buon salve, ma come stai? Aiutami. Aiutami tu che Dio ti aiuta. Dov'è? Oddio, ma lo sei mica qua domani. Comunque sta torcia quanto fa cagare, ma non vorrei dire. Ok. Ma ti sei buggato male? Questo mi fa piacere. Hai 5 frecce in bocca, comunque, buon uomo. No, non puoi fare la scrivata alla Matrix. Devi cercare di portare rispetto alla gente che costruisce frecce a caso. Dai, fai uscire lo spear, che detta così suona malissimo, però vabbè, avete capito. Ok. Riviste sempre di sto date. Un'altra nota. Cos'è? Cos'è sto marchingegno? Ah, è un artefatto. Attenzione, sempre soldi, che per curiosità, no? Quanti soldi ho? 1.010 euro. Ok. Ok, non vedo un cazzo. Ah, buon Giorgio, piccolo bimbo Nutella. Vediamo anche questo, qua c'è una porta aperta. Ma... un'altra suite tattica, delle borse, guarda qua, questa è una sala cinema. Cioè capite che non è... No, vabbè, raga, no, cosa ho visto, no, non ci voglio credere. Veramente, troppo tempo a soffrire. Cioè, adesso che avevo l'ascia, ero già contento di andare a casa, andare a tagliare alberi, mi fanno trovare il motosega. Il motosega. Non ci credo, dove cazzo l'hai messa? Dimmi dove l'hai messa. Qua non c'è. Dove cazzo è il motosega? Mamma mia, tra l'altro abbiamo risorse tipo in quantità industriale. No,
No, raga, questo è troppo. Allora, penso di aver esplorato in... Minchia, no? Qui no. Ma così non funziona. Vabbè, non è da combattimento qua. Al contrario di The Forest 1, potevi usarla da combattimento. Qui è più un'arma da raccolta, che era quello che serviva a me. A parte questa accetta qua è OP, onestamente. Ecco, lo sapevo che dovevi toglierti l'armatura. Se no, non eri un bimbo sudato, ovviamente. Sempre giusto. E di qui usciamo. Non so se... Ah, guardate, collegato alle caverne c'è il bunker di quelli. Oddio, ma che cazzo, dove minchia sono, raga? Cioè, collegato alla grotta c'è tutti i minerali dei minatori, quello ricercato dei minatori. Adesso devo vedere soltanto se qui sto salendo un po' troppo. Quindi non so se si esce. Minchia, di qua è solo andata. Indietro c'era pure una zona. Penso che non ci siamo dimenticati comunque nulla, eh. Questo non lo metto in dubbio perché tutte le stanze le abbiamo visitate tutte. Mancava soltanto la parte lì, ma non ci voleva una tessera che non è la nostra. Quindi ci manca solo qua. E da qui si sale, da lì non c'era nulla. No, si scendeva, ma siamo tornati indietro per vedere cosa c'era da questo lato. Andiamo avanti con... forse usciamo o entriamo. Penso usciamo. Siamo usciti. Ed è un bene perché volevo uscire. Minchia vento incredibile che c'è. Ma tu guarda. Ah, siamo usciti da quest'altra grotta. Ok, ce ne siamo andati però con una tessera. Quindi lì possiamo ritornarci se troviamo una nuova tessera. Perché c'era un'altra porta che non ti faceva aprire con la tessera che avevamo. Però adesso noi ne abbiamo due e abbiamo trovato la motosega, signori. Io direi di metterci un pochino al lavoro nel creare qualche difesa in più alla base. Più difese creiamo e più possiamo permetterci di lasciare a casa le risorse e partire completamente vuoti con il giusto minimo indispensabile che ci occorre per non morire di fame e di sete. Però comunque, arrivato poi nei vari posti che andremo a visitare, possiamo fullarci di qualsiasi cosa, di barrette, di cose, al posto di lasciarle indietro. Vedi lì? Meno male, un bel po' di medicinali e cose li abbiamo lasciati indietro. Certo, la maggior parte delle cose le abbiamo prese perché molte volte io le uso sapendo che poi queste cose andrebbero sprecate, no? Lasciate indietro così sembra brutto. Devo fare poi un test. Adesso testiamo se è più forte l'asciantincendio. Ecco, intanto può... Ecco, può abbattere gli alberi. A volte magari la facevano tipo solo da arma, può essere. Ed eccoci qui, dopo mille mila episodi, per esempio, che non torno a casa. E sono stracurioso di vedere se ho ancora una casa, tanto per cominciare. Oddio, cos'è? La tribù degli scoiattoli. Accendiamo il fuoco. Mettiamo a cuocere un po' di carne. Anzi, ti dirò, perché dobbiamo andarla a cuocere se qui... Io ho della bella carne ancora fresca che possiamo essiccare. Questa la prendo, questa la mangio. Scoiattolino, tu minchia ti metti qui, tipo, non so, uccidimi. Scusami. Cuochiamo tutto. Ok, adesso che c'è qua l'acqua, finalmente non è più ghiaccio. Loro, gli indigeni di qui, non passano perché non nuotano. Quindi il difetto di questa base è l'inverno. Però abbiamo tutto il tempo, prima che viene di nuovo l'inverno, per rinforzare. Perché loro qui... In teoria camminano ancora, quindi volendo possono camminarci, però vabbè, voglio metterla sul fatto che sono al sicuro. Il Bambi attraversa tutto, tutto normale, delle recinzioni incredibili. Allora, qui ci avevamo le nostre scorte di cibo e sembrano rimaste così sane. Quindi diciamo di mettere altre scorte. Io qua ci posso cereali e ramen. Cibo in scatola che ne abbiamo trovato abbastanza. Pure queste piccolezze qua. Ma anzi, ma sai che ti dico? Ste cacatelle proprio me le prendo. Perché proprio sono cacatelle. Qua abbiamo i cereali, scorte di cibo, razioni militari. Non siamo messi male, eh. Qua abbiamo ancora altre roba da prendere. Bombola di ossigeno. Possiamo pure le barrette.
Ce ne teniamo giusto tre. Stessa cosa per le bevande, ce ne teniamo tre. Un bel po' di scorte. Qui io di norma ci poso i bengala, insomma roba è più o meno militare. Potrei anche posare tipo le bombole di ossigeno, anche se le bombole di ossigeno non si trovano spesso. Vabbè, però una la tengo sempre a portata di mano. Potremmo posare i medicinali, per esempio, due ce li teniamo, ma un paio li iniziamo a posare. Io vorrei iniziare anche a piantare roba. Mettiamo qua altri bengala, bombe diciamo che le bombe, per esempio, possiamo posarle, al massimo ce le craftiamo un paio. Filo, cos'è? No. Di orologi non mi sembra il caso. Ste cose, queste robe qua le vai ad usare, quindi sti cazzi. Dovremmo poter fare 5 esplosivi, cioè 3 esplosivi. Ok, questo ci permette, tanto non per qualcosa, ma io farei, allora, intanto tra poco dormiamo, però prima che vado a dormire un'altra torcia qui. Dovrebbero aggiungere la cosa che al posto di farti fare una cosa e poi si chiude di nuovo il menu costruzione, se tu ne vuoi costruire più di una, te la fanno fare, tipo. Perfetto, mettiamo un paio di torce qui, raga, che non si vede un cazzo. Perfetto, che queste qui non si spengono mai ed è un bene che non devi alimentarle tu, non devi romperti il cazzo, sempre stare attento alle torce. Quindi qua ci abbiamo varie scorte più o meno militari. Qui possiamo posare alcuni materiali, ci servono magari in quantità così industriale, tipo, ecco, per il C4, no, però ho fatto di nuovo la cazza che non si... Ecco, le armature qua ci voglio mettere. Mettiamo l'armatura inquietante, tanto noi per adesso usiamo quella d'ossa, almeno qua abbiamo una scorta di un full kit di armature. Così possiamo raccogliere altre bottiglie. Diciamo che siamo a posto, adesso salviamo, ecco il bro che non lo vedo da una vita. Salviamo e dormiamo. Buongiorno. Ok, abbiamo fame. Ci possiamo mangiare della carne essiccata. Questi qui li brucerei sul falò, così mi recupero tre ossa piuttosto. Non me la mangio sta merda. E adesso è arrivato il momento di ingrandire le mura e le recinzioni di casa. Allora, vieni qua, BRO. Seguimi. Tu vieni con me, non rompere i coglioni. Allora, per fare in modo che non abbiamo più problemi, secondo me questa zona qui è ancora da curare. Intanto facciamo un test di ash per vedere quale effettivamente è migliore dell'altra. Quindi, cominciamo con l'abbattere quest'albero. Minchia, ma io ho sete. Fatemi bere un po' d'acqua, sennò la stamina non dà il suo grande potenziale. Devo riempirmi tra l'altro pure la fiaschetta. Allora, vediamo quanti colpi ci metto. Allora, leviamo la cosa. 1, 2, 3, 4, 5. Mica 4 colpi, ragazzi. Cioè, è già OP così. Ma perché, ragazzi, abbiamo raccolto tanta legna. Tantissima legna abbiamo raccolto. Questo significa che raccogliendo tutta questa legna... Dov'è il bro? Vieni qua, figlio di puttana, che ti devo dare gli ordini. Vabbè. Recupera i tronchi e lascia qui. Raccogliendo tanta legna... Anzi, ma sai cosa ti dico? No, aspetta, tu non devi capire un cazzo. Fammi riparlare con lui, perché non posso di nuovo? Vieni qua. Come prendi oggetto? Attenzione, ma posso cambiare i vestiti? Oddio! Tu sei il mio cameriere, vieni qua, vestiti eleganti. Oddio, ma è fantastica sta roba. Vieni qua, aspetta. Costruisci falò, resta qui, riposa. Sgombra 5 metri, 20 metri, in che sei? Possiamo dire tante cose. Comunque tu devi recuperare i bastoni e lasciare qui. Ok, facciamoli raccogliere i bastoni, perché adesso devo piazzare moltissime trappole. Ai tronchi ci penso io, tanto avendo quest'ascia qua lui ci mette più tempo di me, poi molte volte raccoglie i tronchi che butto io e me li avvicina, cioè praticamente inutile. Allora, dobbiamo cercare di fare... E qui io non so se loro possono scavalcare, quindi io farei il muro comunque leggermente più alto qua. Dio, che cazzo è la tribù dei Pelle Rossa?
Vediamo che succede. Oddio, ma l'ho decapitato così a caso. Oh cazzo. Guarda già come mi stanno attaccando a caso. Cioè, vi rendete conto? Oddio. Aia. Oddio, ma... Minchia, raga, ma mi ha tolto un mare di vita. Ma non si può fare così però, raga. Devo spargere tutta la zona di trappole. Cioè, raga, guardate. Che due coglioni. Ancora a casa. Porco del... Eh sì, in teoria solo quella parte. Per carità, nulla di esagerato, eh? Però che ci devi stare attento a sta roba, capito? Cioè, non è una roba che ti puoi fare i cazzi tuoi. E io ora faccio una bella cosa, raga. Io qui intorno poco spargo di trappole e si appendono al cazzo. Va bene, raga, io che dire, mi metto al lavoro qui a rendere la zona più sicura. Come vedete è un casino a livello di indigene. Guarda, lì ce n'è un altro davanti a me. C'è un cervo. Va bene, signori, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo scoperto tantissime cose. Troppo figo, troppo figo. Questo gioco si fa sempre più bello. Ciao, belle mie.